porpora acceso, vana passione, 11 atleti, Roma chiamò, e sotto al sole del cupolone, nanna la maglia, due colori e trovò, di due colori, è Roma nostra, oggi signora, per poter far, non più maestri né professori, ma sono dolori perché Roma ce la fa. Con Masetti che è in primo portiere, che Micheli Spuglia che è un piacere, poi c'è Tamporello del Bonini con Gran Puglio Bernardini che da scuola all'Argentini, poi c'è Tamperari San Mediano, bravo nazionale capitano, Ini Pasanelle Costantino, Lombardo e Costantino, Volchermago per segnare. Campo d'estaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci passerà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è con tifoso sa strillare, metti d'acciaio, passo il settore, colpi la testa, la mai campano, eccoci qui, martedì 7 ottobre, la Tana dei Lupi torna, una buona serata, ben trovati da Valerio Valeri e da Lorenzo Rossi. Queste sono quelle cose fighe che si fanno nelle radio fighe, no? Che siamo tutti d'accordo, lasciamo i microfoni accesi, no? Queste cose qua. Allora, c'è Morgantone che salutiamo dentro l'acquario. Si è rimpicciolito, sta pensando come potrà tornare a casa fino al Pigneto, ma ce la farà. E nel frattempo noi, Lorenzo, affrontiamo una trasmissione che sinceramente è molto complicata, perché è una trasmissione nel quale vorremmo sicuramente vomitare tutto l'odio che ci riempie il cuore, diciamo, nei confronti della Juventus. E mi avevi detto che l'avremmo fatto. E lo faremo. Lo faremo, però sarà complicato evitare di proprio andare nel becerum più totale. Sì, perché, sì, sì. Insomma, sempre con cognizione di causa. Però diciamo, volevo esserci. Stasera volevo esserci. Ah, stasera, Rossi. Sì, perché effettivamente quello che è successo è inenarrabile. Senza stare a cadere nel banale, no? Però è inenarrabile negli sport in altri paesi, cioè è veramente qualcosa di inconcepibile, ecco. Facciamo un attimo un passo indietro, riepiloghiamo tutti gli eventi. Io, Lorenzo, partirei addirittura da prima della partita, perché un campanellino di allarme in qualcuno, anche nel sottoscritto, c'è stato al momento della designazione di Rocchi, arbitro abbastanza discutibile, arbitro che veniva citato nelle intercettazioni, nelle telefonate intercettate di Calciopoli, perché era considerato uno tranquillo, uno malleabile da mandare in certe partite della Juve affinché il risultato non vivesse, diciamo, delle sorprese. E arbitro che ha diretto malamente, un saluto a Pietro Oliverotti che entra allegramente qui a Via Cimone nell'acquario. E grazie a lui, insomma, abbiamo imparato da noi, così ci siamo adattati, abbiamo imparato a usare il mixer tutte queste bellissime cose, insomma, da autodidatti. E dicevo, Rocchi ha diretto malamente la partita di Champions tra Arsenal e Galatasaray, tra l'altro non espellendo Melo, che stava per spaccare una gamba a un avversario. Tre giorni dopo, quindi con tre giorni di tempo per rimettersi mentalmente su un'altra partita, va a Torino per arbitrare Juventus-Roma. E che cosa combina? Combina l'inconcepibile, cioè, nel senso, una partita innanzitutto dando una visione complessiva gestita malissimo, perché è una partita che nasce questa già chiaramente dell'aggressività che due squadre come queste entrambe vogliono vincere
non solo la partita ma lo scudetto e tutto quello che c'è in palio, insomma, alla fine era questo, nel senso, che cosa c'era in palio? C'erano veramente solamente 3 punti? Mai, quando si tratta di Juve-Roma, mai. Con Juve-Roma o Roma-Juve c'è chi, diciamo, va allo stadio prima di me e che dice che con la Juve è una crociata, perché effettivamente ogni sacrosanta partita c'è l'episodio dubbio. Ora, la cosa relativamente positiva, tutto sommato, tutto quello che è successo, è che nella partita dell'altro ieri non c'è nessun dubbio. Non c'è assolutamente nessun dubbio. Vero. Ci sono stati quei 3-4 episodi che hanno condizionato inesorabilmente la partita. 3 sono stati rigori, mentre diciamo uno è stato un gol in presunto fuorigioco. Poi magari andremo episodio per episodio a parlare, no? Innanzitutto c'è un'entrata su Marchisio dubbia, no? Sul quale l'arbitro non ha concesso il calcio di rigore per la Juve. Probabilmente quel rigore c'era. In realtà ti dirò che a primo impatto anch'io ero convinto della insomma che ci fosse rigore, quindi ho tirato il sospiro di sollievo. Poi però, riguardando Moviola dopo Moviola dopo Moviola, mi sono reso conto che il piede di Manolas, se non ricordo male, anticipa il piede di Marchisio, quindi, come dire, è Marchisio che tra virgolette si commette fallo. Vabbè, ma tu, ma queste quindi... sono cose che, esatto, sono cose poi che nella velocità dell'azione non noti, una possibile Moviola la noti, e poi magari sono episodi che pure rivedendo il Moviola restano dubbi. Certo. No? E quindi se l'arbitro lì dava il rigore, non ha dato il rigore, ecco, probabilmente, voglio dire, questi sono meglio che li dai, se poi dopo per recuperare in qualche modo devi andare a fare quello che hai fatto, no? Certo. Secondo episodio è quello del fallo di mano fuori d'area, dentro l'area. Il secondo episodio è il fallo di Lichtsteiner su Totti. Quello è il terzo, no? Perché poi succede dopo. C'è il fallo di mano. C'è il fallo di mano di... Tu quale parli? No. Di Lichtsteiner? Quello del rigore? No. Allora abbiamo il rigore. Sì, scusami, scusami. Uno, quindi... sono successo talmente tante. No, sì, sì, hai ragione. No, hai allora, ragione. C'è stato poi un calcio di munizione. Allora, entrata di Totti su Pirlo. Fallo. Chiaro. Tutta la mattonella di Pirlo. Io voglio dire, mi stavo mettendo le mani nei capelli. Esatto. Perché comunque sia, è meglio forse che Pirlo prova a darla di sinistro che dargli una palla di destro lì a Pirlo. Perché è una cosa veramente che lui io, infatti, appena ho visto che era fallo nettamente, ho. Come dire, me la sono presa anche con Totti, ho detto tu che lo sì. sai, ti pare che vai a fare un fallo lì. Vabbè, ma comunque mo, voglio dire, no? Poi uno in una partita normale commenta anche questo episodio dal punto di vista tecnico. In una partita come questa di tecnico non c'è nulla, ci sono stati solamente questi episodi. Comunque, mattonella di Pirlo sbaglia perché la tira sulla barriera, che comunque sì, è ben posizionata, salta bene, Maicon salta bene, con un braccio difende il corpo, il braccio è attaccato al corpo, poi c'è una rotazione del corpo di Maicon che porta ad essere il braccio prominente rispetto al petto, però comunque sia braccio attaccato al corpo non è mai fallo, no? Assolutamente. Me, cioè, voglio dire, non è mai fallo perché ovviamente ti protegge il corpo, no? Una pallonata comunque sia fa male in petto. Ma poi quello che può fare l'arbitro, che avrebbe potuto fare l'arbitro in quella situazione, è ammonire Maicon e fa ripetere il calcio di punizione al limite, perché la barriera non ha rispettato allora, esatto, la distanza, diciamo, al massimo. La barriera probabilmente non ha rispettato la distanza, nel senso che Maicon, prima ancora che venisse battuto il calcio di punizione, si era fatto leggermente più avanti rispetto alla riga, alla riga che aveva tracciato l'arbitro. No, adesso si portano dietro sul pantaloncino attaccato sto spray, ed è proprio grazie a questo spray che è stato grazie a questo rigore. Spray, che cosa è successo? Innanzitutto è stato riconosciuto un fallo di mano a Maicon che non c'era, perché il braccio attaccato al corpo non è fallo di mano. Dopodiché, prima era stato dato un calcio di punizione fuori dall'area, poi i giocatori della Juventus si sono avvicinati all'arbitro dicendogli che cosa? Guarda, tu hai dato fallo di mano, ma non può essere punizione perché il giocatore stava sulla linea e la linea è tracciata dentro l'area, quindi è fallo di mano, è rigore. E l'arbitro, sì, avete ragione. Ha chiesto anche scusa, ha fatto anche il gesto delle scuse. E ha dato il calcio di rigore.
questo, guarda, è il primo episodio. Lorenzo, vorrei subito fare un attimo una considerazione su questo, sul comportamento dell'arbitro, perché l'abbiamo riviste talmente tante volte queste azioni, queste scene, durante la partita, dopo, nei giorni successivi. Ancora oggi mi è capitato di rivedere in vari TG e in vari programmi questi episodi. E l'atteggiamento di sudditanza e accomodanza di Rocchi nei confronti dei giocatori della Juventus in più episodi è veramente disgustosa. Neanche negli anni di Calciopoli, voglio parafrasare Travaglio che da juventino ha detto, neanche con Moggi la Juve faceva queste cose, neanche in Calciopoli gli arbitri si mostravano così accondiscendenti. In questo episodio, in telecronaca, Caressa ha detto, avrà sentito l'arbitro di linea. No, lui ha semplicemente dato retta a Marchisio e agli altri che gli dicevano, guarda dove la riga, come dicevi tu, non può essere punizione, questo è rigore. Lui non si è minimamente preoccupato dell'impatto che questa decisione poteva prendere, del fatto che lui andava a tener conto di una protesta di un giocatore. Cioè, tu da arbitro devi tenere conto solamente e esclusivamente del tuo giudizio, perché il giudizio degli altri giocatori, delle altre due squadre che stai dirigendo, non può essere mai lucido, perché sono di parte. Chiaramente di parte. La ma stessa da una parte cosa, dall'altra, La stessa cosa, non so se hai notato, è successa nella munizione di Totti, che è passata così sotto traccia, quando è andata a esultare dopo il rigore dell'1-1. Perché Bonucci, col pallone sotto al braccio, come un bambino indispettito, prima è andato a insultare e redarguire Totti perché secondo lui aveva provocato la tifoseria juventina, quando invece si stava dirigendo sotto quella della Roma, che era solo stata messa nello spicchio in cui erano stati ingabbiati. È stato ammonito da Rocchi, che in quel momento ha preso stranamente una decisione giusta, perché un giocatore che va a intromettersi nell'esultanza è proprio antisportività pura. Allora Bonucci, a quel punto, che ha fatto? È andato dall'arbitro e ha detto, beh Rocchi, visto che ammonisci me, allora ammonisci anche lui. E Rocchi immediatamente, non ci ha neanche pensato, subito si è girato verso Totti, ha preso il cartellino giallo e gliel'ha sventolato sotto al naso. È stata una scena, questa come quella che hai descritto prima del calcio di punizione, che ti fa rivoltare lo stomaco, perché non si può vedere. Cioè, tu non devi più arbitrare, al massimo puoi arbitrare i pulcini, perché tanto tra bambini chi se ne accorge che sei un inadeguato, incompetente. Dopodiché poi, ecco, no, prosegui poi con gli altri episodi, diciamo, facciamo questa carrellata, no, anche un po', certo, specifica, perché poi l'episodio merita di essere descritto nella maniera più chiara possibile. Quindi Tevez segna questo calcio di rigore, 1-0 per la Juve. Dopodiché, diciamo qualche minuto dopo, fallo in area. Qualcuno dice il fallo è stato cominciato da Totti. Che cosa è successo? Quello che hanno mostrato le telecamere di alcune delle più grandi emittenti sportive, più grandi nel senso che sono quelle che hanno i diritti per mostrare queste immagini, quindi non è un giudizio di merito, certo, perché poi se andiamo a vedere nel tecnico dei commenti o quant'altro, anche lì secondo me c'è qualcosa che possiamo e vogliamo tralasciare. Comunque, te che parliamo, la conduttrice del Lick Steiner, vabbè, la conduttrice poi Lick Steiner, quello che si vede è che abbraccia Totti e lo butta per terra, tra l'altro col braccio tenendolo anche per la testa. Esatto. Cioè, nel senso, l'obiettivo era proprio quello di buttarlo a terra, no? Non è evidente che non c'è altro obiettivo. Non è nemmeno tenerlo e cioè è semplicemente un fallo stupido. Talmente stupido che ci danno il calcio di rigore, che Rocchi decide, insomma, quello è fallo, ci danno il calcio di rigore. Poi qualcuno dice, ma la trattenuta l'ha cominciata Totti. Adesso, se la trattenuta vuol dire toccare la maglietta dell'avversario, è una cosa. Allora, se invece, 6 rigori a partita devi dare. Ma a me non mi sembra la trattenuta quanto una mossa di wrestling, quella di Lick Steiner, no? Che tra l'altro è assolutamente abituato a questi comportamenti. Sì, ma io voglio dire, poi alla fine è lui, come
calciatore, voglio dire, tutto sommato, nasce laziale e arriva a essere juventino. Quindi praticamente